Questo è un violoncello piccolo, piccolo perché è accordato come un violino, mi, la, re, sol, un violoncello piccolo a quattro corde, un violino grande, violino basso, violino tenore o violoncello piccolo da gamba. Era uno strumento molto in voga tra la fine del 600 fino a metà 700, molto amato da Bach, lo ha usato in una decina di cantate e qualcosa di più, addirittura scrivendo la parte del violoncello piccolo nello spartito del primo violino. Questo sta a indicare che probabilmente il violinista metteva giù il suo violino, prendeva il violoncello piccolo da spalla e accompagnava l'aria con questo strumento. La mia personale teoria o desiderio o fantasia è che probabilmente un violinista col suo violoncello piccolo da spalla avrà provato a suonare le meraviglie delle suite per violoncello e viceversa un violoncellista col suo violoncello piccolo avrà avuto la curiosità di suonare le sonate partite dedicate al violino. È una curiosità irrefrenabile che mi ha portato a affrontare il repertorio bacchiano dedicato al violino. Quale meraviglia!